Hi! Benvenuti nel mio canale. Sono l'Unicorn Blood, ossia Ludovica, e oggi qui con me c'è Giulia, che è la mia migliore amica, che è un po' imbarazzata perché perché che non è si sente un po' stupida stare davanti a una telecamera a registrare un video, ma l'abbiamo convinta e oggi siamo qui per registrare il Puttan Pop Tag. Io ho deciso di fare questo Puttan Pop Tag ovviamente con lei, perché non con lei, con chi potevo fare una cosa del genere, perché ho visto il video in parecchi canali, tra cui il canale The Lady di Eleonora, che ovviamente vi lascerò giù in descrizione. Non guardarmi come se stessi dicendo cose strane. Bene, io direi di iniziare. Iniziamo con la prima domanda, che è: qual è la tua Puttan Pop che in assoluto non sopporti? Adesso non lo sa. I think. Sì, dai, Rihanna. Rihanna? Sì, perché? Non lo so, non mi piace molto. Dopo che è cambiata non mi piace più. Ok, io ho Ariana Grande. Anche se... No, dai, lei è figa, ragazzi. Sotto una bambina. Seconda domanda. Una Puttan Pop che ritieni... Anche la coda, Ariana Grande. Fuck a summer. Fuck a summer. Seconda domanda. Una Puttan Pop che ritieni sottovalutata? Io, Katy Perry. Cristina Aguilera. Ma Cristina non è sottovalutata, Cristina è la vita. No, la gira. La gente non la considera proprio. Perché merde. Sono stupidi. Terza domanda. Qual è la collaborazione tra Puttan Pop che hai amato di più e perché? Beyoncé e Lady Gaga in Telephone. Sì. Dammi la mano come fanno loro nel film. No, l'altra mano. Ah, l'altra mano. Ah, perché fanno questa cosa. Non sì, l'ho mai visto. Non lo vedo da tipo 3 anni quel video. Beh, loro due. Perché serve anche che io spieghi il perché? Cioè, tipo Beyoncé, perché? Lady Gaga. Non serve, penso. Elenca 3 album che rimarranno per te nella storia del Puttan Pop. Allora, io direi quello di Britney, che non mi ricordo il nome, quello dove, dopo quello con Gimme More, si chiama? Non ne ho la più pallida idea. Quello, non, poi al massimo ve lo lascio giù. Vabbè, nell'info box. Poker Face e Lemonade di Beyoncé. Yes. My God. Oh, mio Dio. Ok. Imita una Puttan Pop a tua scelta, Beyoncé. Aspetta, no dai, devo fare per forza Ariana Grande, c'ho la coda, mi riesce troppo bene. Ok, inizia tu, vai, imita Ariana Grande. Aspetta, devo prendere ritmo. Infatti l'hai già fatto prima. Sì, è quello di prima, è uguale, perché è perfetto. Fuck us on me, fuck us on me, fuck us, fuck us on me, fuck. Che poi ha copiato la cosa di Beyoncé. Sì, ma Beyoncé, c'è Beyoncé. A parte che io potrei imitare bene Beyoncé. Se prendi un ventilatore mi fai aria. Aspetta, no, prendi il ventilatore e fammi aria. Non basta. Uguale. Ok. No, nessuno può imitare Beyoncé, è impossibile. Però poi, cioè, la vita, la vera vita. Ok. Britney o Cristina? Cristina. Beyoncé. O Rihanna, Beyoncé. Cioè, ma perché mettete queste domande? Domande. C'è cioè, paragone? Ma no, secondo, no. Cioè, secondo te no, ci può essere un paragone? Ecco, se mi dicessi Cristina Beyoncé... Io direi Beyoncé, ma perché la vita, cioè, Beyoncé, oh mio Dio! Io direi Cristina, dai, Brigitte. Mi ha formato. Brigitte! Ok. La più grande caduta di stile che secondo te una Puttan Pop abbia mai fatto? Ce ne stanno tante, però tante. Non lo so. Tipo la più Miley, o Anna Montana, come volete chiamare? Quando da Anna Montana da alle casse. Yeah. Alle casse. I martelli, e sta sulla valla, tutta mezza nuda. No, comunque resterà sempre Rihanna, cazzo. Mm. Cioè, era così bella all'inizio. Tutta che cantava. Era tutta molto story così. E ora si è diventata Ella. Questo è tipo twerking, yeah.
Pessima, pessima, yeah. Pessima musica. Bitch, proprio. Mm-hmm. Ok. I tuoi put and pop preferiti maschi? Enrique Iglesias. Enrique Martin, oh mio Dio. La mia adolescenza con i miei ormoni. Enrique Iglesias, fantastico. Mm. Quel cappelletto, sempre il cappelletto blu. Io direi anche una cosa, allora forse non è pop, perché non lo so se è pop, non lo so. Ma sì. Michael Bublé, ragazzi, Michael Bublé. Cioè, ok, non piacerà a nessuno, adesso verrò blastata. Vabbè, sotto nei commenti, se qualcuno commenterà mai questo video. È tipo come Enrique Iglesias che spunta solo d'estate e lui spunta solo a Natale. Con i CD di Natale, da ride. Vabbè, ok. Una puttan pop italiana. Non ne conosciamo, ne parlavamo allora. Prima, ma non sappiamo se continuiamo. Noi prima ci siamo chieste. Puttan pop, chi cazzo ci sta? Nessuno. Pardon, metterò un bip adesso. Chi ci sta? Nessuno. Cioè, magari Alessandra Amoroso, ma non è di quelle cose tipo no, alla Beyoncé, alla. Smielato, no, è troppo tranquilla come cosa. No. Forse negli ultimi tempi è Emma Marrone. No, al Serale di Amici. Vabbè, però si avvicina. Meno qualcosa. Vabbè, forse fatto. Un po' Elisa. Un po' Elisa. Elisa forse sì. Con nelle ultime CD però. Ha spinto una cifra. Quello doveva al supermercato fare la cifra lì. Come si chiama quella? Come va quella canzone? Ma in inglese, quella in inglese o quella in italiano? Sì, è quella in inglese, mista inglese e italiano. No, è in inglese, è tutta in inglese. Che lei c'ha tipo una perché giacchettina tutta di. Non lo so, ho visto tanto il video di quella nel mare. Vabbè, insomma, vabbè. Elisa, diciamo. Così. A caso. Ok. 11. Una meteora che ti è rimasta nel cuore? Perché non fate più? Perché non ci siete più? Le Pussycat Cat Dolls. Cioè io quando avevo tipo 13 anni sognavo di stare sul pullman come loro, vestite come... Non diciamo cosa. Ecco, con quei tacconi bellissimi, vabbè, tutte truccate come... E tipo ero... Ma ho capito perché te vesti così. Ma mi si spiegano una cifra di cose. Poi in realtà non è vero, ma va bene. Noi non parliamo di quello che fa lei. Di come si veste. Ma come in alcuni vesti? Casi. Ma come ti vesti? Enzo nostro, vieni da noi. 10 pantaloncini che non metterò mai più. Ah. Nuda. Con le calze strappate che sembra una prostituta. No, allora, della salaria. Sua sorella vede una mia foto mentre stavo in un locale e mi fa, ma le avevi le mutande? Cioè, le avevi le calze? E io, sì, non si vedono quelli con, sul bancone di Nicky. Ah, mi ci ricordi. Ok, 12 si domanda. Bella che c'era pure lei quella sera, mi sa. Ah, no, non era la sera. No, che c'era era la sera lei... che ho conosciuto il mio amore. Ah, il sì. Mio boobies. Ok, 12 si domanda. Potessi essere una puttan pop per un giorno, chi saresti? Beyoncé. Cristina Aguilera. No, per... cioè, non ci stanno proprio arrivati. Tanto c'ha più stardi delle ski. Se ti piacerebbe, zia. Ti piacerebbe proprio. Ma sei proprio. Sparita, cioè, ma come funziona qua? Capito, lei è sparita, però infatti, ogni tanto si rifà viva e quando si rifà viva va una cifra dei soldi. Cioè, ti vorrei solo dire che ha cominciato con Burlesque, cioè, parliamone. Adoro. No, non parliamone perché sennò, cioè, no, top. Basta. Durerebbe tipo la vita. Top. Ogni canzone è perfetta, ogni singola canzone. I pianti, tipo Toga Lover. Oh my god! Cause I'm a good girl. Yes. Param, param, qua gonnellina e qua. Allora, io vorrei taggare qualcuno in questo video, ma in realtà non ho nessuno da taggare, perché penso che siano stati taggati tutti, dato che io sono nuova. Non è che non l'abbia mai fatto nessuno questo video. Quindi io vi ringrazio per averci guardato e ascoltato. Ringrazio... codesta ragazza per aver partecipato a questo video, che è un breve video, ma purtroppo le domande erano solo 12. E vi lascio nell'info box il suo profilo di Instagram, così andate a seguirla, anche se lei non vuole, io ve lo lascio comunque. E se vi è piaciuto il video, lasciate un like. Un like, un like ne lasciate, cioè lasciate proprio perdere. Sì, se no lasciate un non mi piace, uguale, come vi pare. E vi chiedo di iscrivervi per vedere ogni video che pubblicherò, se vi piace, con questa ragazza che parla. E ovviamente, ripeto, iscrivetevi al canale e mettete cos'era? Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace
giù nell'info box vi lascio anche i miei social, seguitemi anche lì perché lì pubblico ovviamente molto di più, in particolare su Instagram. E niente, noi ci vediamo al prossimo video.